Amici di Vin di Vino, ciao, bentrovati. Siamo con l'amico Filo e oggi degustiamo un... Oggi Franciacorta. Franciacorta. Che è Franciacorta? E che? Bella Vista, azienda leader della Franciacorta, la sua cuvée sul prodotto base, sboccatura 2012 e 12 gradi e mezzo, siamo in piena zona di Franciacorta, è brusco per la precisione, 80% di Chardonnay e un 20% diviso tra Pino Nero e Pino Bianco. E Pino Bianco. Andiamolo a degustare. Oh, intanto che Filo la serve nella polla, è importantissima la sua spuma. È già una denotazione del tipo di vino che abbiamo. Beh, Filo, io direi un colore giallo dorato brillante con delle belle bolle intense e persistenti. E tante anche. Esatto. Tante. Naso. Naso, c'è subito i lieviti che si sentono, che sono molto molto ben dosati. Sì. La bolla è fatta molto bene. Fiori bianchi, c'è della caccia, sì. Poi c'è la frutta anche matura, mi dà sì. Ricchezza per quello che tipo quelle cose, no. Che frutta, io direi pere mature, per esempio frutti maturi, sì, belli gialli, sì, anche la vaniglia, sì. Per la tostatura si sente, sì. Leggermente, sì. Sì. Secco, sapido, minerale, equilibrato, un vino elegante, oserei dire, elegante. Diciamo che Bella Vista non è a caso, si riconosce, una delle cantine top della Francia. Un motivo c'è per cui è tra, un motivo tra c'è. I famosi, il prodotto è veramente, veramente buonissimo. 6-8 gradi. 6-8 gradi, come sempre le bolle, ricordate, più fredde sono meglio è. Mettetele molto presto perché la bottiglia dei Franciacorta, delle bollicine, hanno molto spessore, quindi ci vuole qualche ora in più per buttarle giù di temperatura. Esattamente. Cosa mangiamo qui? Beh, io qui direi di abbinare dai consigli della cucina dei curiosi una zuppa di cereali, pomodorini, datterini, pancetta e pecorino. Evviva! Amici di Made in Vino, ciao! Cin!